Buona giornata a tutti, ringrazio chi mi dà questa opportunità, mi chiamo Don Cesare, sono il catechista della scuola media e tra non molto celebriamo una festa molto importante. Domenica tante nostre parrocchie celebreranno la festa dell'Assunzione di Gesù in cielo, però guardando il calendario troviamo scritto che anche il 24 festa di Maria Ausiliatrice. Il pensiero che ho preparato chiaramente non può che essere allora sulla Madonna che vi voglio presentare. E, come catechista in ufficio, qui stiamo riprendendo nel mio ufficio, ci sono per la devozione che dovrei avere molto di più per la Madonna delle immagini di Maria sul desktop, ad esempio la Madonna davanti alla quale Don Bosco pregava quando si trovava giovane studente a Chieri, poi la Madonna Immacolata, il gruppo ligneo del mio paese, ma soprattutto vi voglio parlare di questa immagine. Questa immagine è un particolare di una statua della Madonna a grandezza naturale in marmo di Carrara che si trova in una nostra casa ad Arese. Io ho lavorato ad Arese per 12 anni, dall'89 al 2001, ed è una casa che non può rimanere nel cuore perché è una casa che in pratica è nata nel 55, allora era un distaccamento del Cesare Beccaria di Milano, un carcere minorile. L'allora Cardinal Montini l'ha offerta ai salesiani un po' come sfida: siete bravi con i ragazzi normali, provate. Quando sono arrivato c'erano otto comunità alloggio, c'è un educatore che presiedeva, un obiettore e più o meno erano 80-85 ragazzi. Io dovevo fare la parte del cattivo, del consigliere, così si chiama, dalle nostre parti, no? Ecco, e nel cortile troviamo questa statua che non ho messa lì per caso. Bisogna partire guardando, sì, senz'altro dal volto dolcissimo, ma dalla base. È scolpito proprio sulla pietra che si trova ai piedi di questa Madonna, di questa immagine bianca come la conosciamo noi. È scolpita una frase: senza una mamma la vita non ha scopo. Questa frase è stata trovata in una cella di rigore quando sono arrivati i salesiani. Senz'altro frutto della disperazione di un ragazzo, un momento molto difficile per lui. Allora, chi si guarda, chi si vuole vicino, si vuole la propria mamma e magari la mamma del cielo, se quella della terra non è sempre all'altezza delle proprie attese. Questo è un libro scritto dai ragazzi di Arese. Ci sono frasi tratte dal Vangelo, l'immagine è un disegno del famoso pittore Guttuso. E i brani del Vangelo commentati dai ragazzi di Arese. Io sono arrivato e questo libro era già stato fatto. E ci sono come può un ragazzo arrivare a tale disperazione per scrivere una frase del genere? Ecco, Antonio di 17 anni commentando come il brano di Giovanni, che Gesù è venuto in questo mondo ma non è stato accolto, dice: a 17 anni incontro mia madre per la prima volta. Ero stato abbandonato 3 mesi in un albergo. Mamma, e lei: so che sei mio figlio, ma io non sono tua madre. E mi chiuse la porta in faccia. Ho vissuto tante di queste situazioni difficili. Alcuni di questi ragazzi, magari morti tragicamente, sono già nell'aldilà. Vediamo un'altra lettura. Mia mamma è stata più fortunata della Madonna. Perché quando si sono accorti che c'ero io di mezzo, il primo a piantarla è stato quel Puntini, che l'aveva messo incinta, e poi i miei nonni. La obbligarono di andare a farmi altrove, via dal paese, per non dare scandalo a nessuno. Appena nato mi mise in orfanotrofio, poi andai in un altro istituto, dove mi affezionai molto a Suor Bianca. All'età in cui potevo guadagnare qualcosa mi chiamò in casa, ma non andai d'accordo con lo zio che viveva con la mamma. O via lui o via lei. La mamma ha avuto paura di perdere i soldi che quello gli dava. Mandò via me. Scappai dal collegio, poi andai con alcuni compagni che rubavano. Finii al riformatorio dai Barabite. C'è una canzone che è stata scritta proprio su questa bellissima statua che si trova. Il titolo è Un'immagine bianca. Concludo leggendo un po' le parole di questa canzone, scritta da un salesiano. Un'immagine bianca di un amore che incanta là nel cortile. Una donna, un bambino, l'uno all'altro vicino, cuore a cuore. Poi il ritornello: Madre di Dio, nostro potente aiuto, lungo il cammino rimani accanto a me. Perché? Perché senza una mamma la vita non ha scopo. Senza l'amore la vita non ha scopo. No, no, no.
Se per strada mi perdo, non lasciarmi mai solo, dammi speranza. Se di fronte alla vita io mi sento morire, dammi forza. E poi riprende il ritornello, no? Perché senza una mamma la vita non ha scopo, senza l'amore la vita non ha scopo. Ecco, è diventata una preghiera, quello che volevo concludesse anche queste brevi parole di buongiorno che rivolgiamo alla Madonna, la Madonna dei tempi difficili, ne abbiamo tanto bisogno. Buona giornata a tutti.